Città di Torino in questo 2019 ha ricordato il centenario della nascita di un suo grande figlio. Allora, 100 anni di Primo Levi sono un momento importante per la città, per ricordarci una storia. Questo è un percorso qui in città metropolitana allestito con grande cura, con 6 diversi tracciati, diciamo, che raccontano a tutto tondo quello che è Primo Levi come uomo, quindi uomo chimico, uomo artista, uomo scrittore, quell'uomo dimezzato come lui stesso si definiva. Primo Levi è una storia importante per questa città perché è una storia di ritorno, di uno che ritorna, racconta, e la sua storia è estremamente credibile. Lui ha raccontato delle cose che erano difficili da credere ed è riuscito invece a convincerci che quello che lui ha scritto fosse vero, al di là delle testimonianze poi fotografiche che arrivarono dopo, però è riuscito a raccontarci una storia che travalica il contemporaneo, passa oltre, è una storia che diventa veramente letteratura della città e letteratura direi universale. Credo che ognuno di noi nel proprio percorso scolastico abbia in qualche modo incrociato la letteratura e la poesia e gli scritti di Primo Levi, e ritengo che sia sempre stato per tutti quelli che si sono avvicinati a lui un percorso di grande arricchimento. Quindi una storia importante, un nome importante a cui la città è fortemente legata, direi un legame a filo doppio.